È morto lunedì 2 novembre 2020 l'attore Gigi Proietti, al secolo Luigi Proietti. Ieri è morta la persona, ma è anche nata la leggenda, che già era un mito in vita. E sono quelle coincidenze della vita, perché Gigi Proietti, Luigi, è nato proprio il 2 novembre. Ed un 2 novembre, ieri, è morto, perché era già da tempo gravemente malato al cuore. E il 2 novembre è anche la festa dei morti. Quindi ha chiuso perfettamente il suo ciclo di vita, nascendo lo stesso giorno che poi avrà dovuto morire, cioè, per meglio dire, per dirla bene, è morto lo stesso giorno in cui è nato, chiudendo un ciclo. Ed è morto ed è nato la festa dei morti. Quindi ogni suo anniversario sarà allo stesso tempo l'anniversario della sua nascita, della sua morte, e verrà celebrato il giorno di tutti i morti, e quindi sarà anche la sua festa. Non so se è un segno del destino o una semplice coincidenza, ma a me queste cose, che sono scettico, chiamano comunque l'attenzione. Magari fra un anno, che si commemorerà Gigi Proietti, lo si farà in occasione appunto del giorno dei morti, del 2 novembre. Beh, per uscire da queste considerazioni, che altro potrei dirvi? Che a me ha regalato come attore, come showman, molti momenti di allegria, soprattutto perché da piccolo e da giovane lo seguivo nella tele e mi ha dato molta felicità, molta allegria. Faceva dei varietà comici incredibili, veramente è stato molto bravo. Io non ho avuto modo di seguirlo nel teatro, ma a volte faceva teatro nella tele, oppure trasmettevano le sue opere teatrali nella tele, proprio come farà probabilmente adesso la Rai, che inizieranno a trasmettere tutto il suo repertorio, come fanno sempre quando muore un personaggio così importante dello spettacolo e della cultura, del giornalismo, che iniziano a trasmettere tutto il suo repertorio di decenni. Probabilmente faranno degli estratti, come quelli che si fanno al lotto, l'Enalotto, no? Vabbè. E a me sempre mi ha fatto ridere il suo umorismo, ironico, sarcastico. Beh, non tanto, forse quello era Sandro Vianello. No, sì, Sandro Vianello. Ho interrotto la registrazione, dopo spero poterla unire. E beh, che dire? Lo spettacolo da adesso in poi ha qualcosa che gli manca, anche perché lui, se non mi sbaglio, continuava ancora a dare qualche funzione. Però vabbè. Ci abbiamo tanti ricordi da evocare, che sarà sempre presente
nelle nostre menti e nei nostri cuori. Non ho potuto seguire tutto l'iter quasi burocratico che i media riservano in questi casi ai famosi quando se ne vanno. Ma è possibile che molte personalità pubbliche gli abbiano voluto rendere omaggio. Comunque, in questi tempi che succedono tante cose, si doveva anche aggiungere la sua morte. Che dire, è stato un interprete multifacetico, ha interpretato molti ruoli. Io avrei voluto fare un video ieri, ma poi non ho potuto, e neanche una trasmissione radio. E quindi adesso colgo l'opportunità di fare questa cosa qua. Però è difficile trovare le parole. È così. Comunque è la vita. C'è chi va e c'è chi viene. È la vita. Forse era veramente molto malato, o forse sarà stato per l'età, non lo so. La vita è fatta a gradini, c'è chi sale e c'è chi scende. E con questo vi saluto e grazie per aver visto anche questo radio podcast, anzi per averlo ascoltato, tanto in YouTube come su Spreaker. E per continuarmi a seguire, il vostro Santen Chan, cercate il mio canale principale di YouTube, Santen Chan, che ci saranno delle novità. Ci sono già caricate molte premiere che attendono di uscire perché sono programmate da qui a inizio dicembre, credo, fino al 17. Fino oltre la prima metà di dicembre. Beh, ciao.